Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno 21 ottobre 2020. Oggi è mercoledì della 29ª settimana del tempo ordinario. Iniziamo il capitolo 3 della lettera agli Efesini e chiudiamo invece il capitolo 12 del Vangelo di Luca. Non completamente, lo continueremo a leggere anche nei giorni successivi, il Vangelo di Luca, ma ormai siamo quasi in fondo al capitolo 12. Dicevo appunto dell'inizio del capitolo 3 della lettera agli Efesini. Questo testo è veramente molto importante perché Paolo parlerà del suo ministero e soprattutto estenderà la visione di questo ministero a una dimensione oggettivamente cosmica. Infatti dice: penso che ne abbiate sentito parlare del ministero della grazia mi ha affidato per rivelazione. Mi è stato fatto conoscere il mistero. Paolo sottolineerà più volte, o comunque in questo caso l'autore della lettera agli Efesini, sottolineerà la dimensione diretta da Gesù Cristo, appunto per rivelazione, come proprio gli apostoli, non per una trasmissione apostolica. Egli dunque si annovera nel numero degli apostoli che hanno ricevuto direttamente da Gesù Cristo la missione. Poi parla della preparazione di questo mistero. Ecco, questo mistero appunto non è stato manifestato agli uomini delle generazioni precedenti, ma ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. Notate questa duplice categoria, quindi annunciatori e rivelatori, questo sta a indicare profemi, cioè il parlare a nome di, per mezzo dello Spirito, cioè dell'azione di Dio nel mondo. E qual è questa azione? Che le genti sono chiamate in Gesù Cristo a condividere la stessa eredità, quell'eredità, ricordate il testo di Esodo 19, no? Se vorrete sarete la mia eredità, dice Dio al popolo di Israele. Bene, adesso questa eredità è per tutti i popoli per formare lo stesso corpo e essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. E l'espressione che qui è utilizzata, il nostro traduttore d'altronde deve arrangiarsi un po', è un neologismo. Infatti abbiamo il termine syssoma, che alla lettera che come lo potremmo tradurre? Per formare lo stesso corpo, traduce, ma l'idea è proprio del fare il concorpo, no? Il creare un corpo che viene da un syn, da un mettere insieme dunque. L'eredità di Israele è quella delle genti. E quindi veramente creare qualcosa di assolutamente nuovo. E tutto questo tramite la Chiesa. Per mezzo della Chiesa sia manifestata ai principati e alle potenze dei cieli, quindi nel cielo, la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Cioè, la Chiesa è mediatrice universale, anche di fronte agli angeli, ai principati e alle potenze dei cieli, dell'unico mistero di Cristo, tramite la Chiesa. L'espressione multiforme. Sapienza di Dio, la lettera riprende un testo proprio di Sapienza ed è la multicolorata sapienza di Dio, eh? Proprio la sottolineatura che in essa ci sono tutte le sfumature, tutti i colori. Quindi dicevo che Paolo parla del suo ministero e abbiamo un testo molto importante del primo Isaia, il capitolo 12, come risposta, come salmo responsoriale. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, il primo atteggiamento è no timore. Non avrò timore in Dio. Questo Dio che ho conosciuto evidentemente, che mi ha donato la partecipazione a questo mistero così grande, non può incutermi timore. Una seconda osservazione è attingerete acqua con gioia, cioè l'acqua in questo caso, soprattutto in una zona in cui l'acqua, insomma, un pochino scarseggia, sta a indicare proprio la vita. Ecco, intanto è vero che in parallelo ci è messo alle sorgenti della salvezza. E infine l'ultimo elemento interessante, abitare in Sion, il che dà l'idea della residenza, cioè della stabilità.
poiché grande in mezzo a te è il santo di Israele. Qui, questa espressione produrrà una tradizione importante, sarà uno dei cardini fondamentali, per esempio, del profeta Sofonia, che vivrà circa 70-80 anni dopo il profeta Isaia, che appunto a cui si riferisce questo oracolo. Il Vangelo, in continuità, vi ricordate, ieri è stato parati, state pronti, ecco, ci racconta che cosa? Beh, ci racconta come si è considerati amministratori fedeli. Ascoltiamo il nostro testo e poi ovviamente lo commentiamo insieme. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e un'ora che non lo sa. Punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo, che conoscendo la volontà del padrone non avrà risposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che non conoscendola avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più. Notate l'incipit di questo testo, cercate di capire questo, quindi c'è poco da fare, bisogna farci un pochino uno sforzo, cercate di capire. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non lascerebbe scassinarsi la casa. Ebbene, scassinare la casa è di tutta ovvietà dunque. L'immagine però del ladro, dello scassinamento e quant'altro sta a indicare semplicemente la prontezza con la quale, in questo caso, difendete i vostri beni, la vostra casa. Tanto è vero che l'esortazione è tenetevi pronti, non è dicendo andate a comprarvi un fucile, armatevi, prendete le guardie giurate, no, tenetevi pronti. Quindi il non sapere quando vi deve porre in un atteggiamento. E adesso ci specifica che cosa significa tenersi pronti. Vedete che Pietro gli dice: Signore, ma questa parabola la dici tra di noi o per tutti, insomma, no? E Gesù non risponde direttamente a Pietro, però racconta di un amministratore fidato e prudente. Beh, interessante, notate come questo amministratore sia giudicato prima ancora che con il suo agire, sul suo modo di ragionare. Se quel servo in cuor suo dicesse il mio padrone tarda a venire, vedete? Riflette, dice, ma quello non torna più, questa roba è tutta mia. E cominciasse a percuotere i servi, le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, è un'ora che non sa, e lo punirà severamente. E badate, la finale. Gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Perché? Perché questo servo, pur rappresentando il padrone, ha vissuto e amministrato i beni del padrone senza nessun timore
e rispetto nei confronti del padrone. Di qui noi abbiamo una serie di affermazioni molto interessanti, e cioè la proporzionalità del castigo è in base alla conoscenza. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito, riceverà molte percosse. Quello che invece, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. Quindi, più sei a capo, più hai consapevolezza che tutto quello che ti è stato dato, ti è stato regalato, perché un giorno tu lo possa restituire moltiplicato, e più sarai responsabile. E infine, a chi fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. La nostra attenzione dovrebbe essere quella di produrre frutti per il Signore, ma questo ci dovrebbe porre in una condizione di una vera relazione continua con Lui, e anche nel timore giusto, cioè nel rispetto di quello che ci ha dato. Cioè dovremmo essere dei gran lavoratori, dunque, per il Signore. Vediamo un po' cosa possiamo dire allora per noi in conclusione. Prima di tutto, l'osservazione che vi propongo, la prendo dal testo di Efesini, naturalmente, è la rivelazione della multicolorata sapienza. Potremmo dire che nelle nostre esperienze, proprio nelle esperienze di tutti coloro che hanno orientato il loro animo a Dio, si riflette qualcosa di straordinario, di qualcosa di assolutamente multicolorato, pieno di vita, pieno di espressione. È la sostanza che fa la differenza. Non accontentiamoci di mettere in fila una serie di cose fatte per Dio. Cerchiamo di essere l'espressione della sua azione, quindi anche partendo da una docilità del nostro animo. Con gioia. Eh sì, è la gioia, è l'esperienza. La gioia viene dall'esperienza, viene dalla pienezza. Senza l'esperienza della pienezza non ci può essere gioia nella nostra vita. E quando c'è l'esperienza della pienezza, c'è evidentemente anche il frutto della gratuità. E infine, il servo, avete visto che non ragionava tanto bene, no? Dice, tarda a venire, eccetera. Beh, noi come ragioniamo? Pensiamo di fare i furbi con Dio? Pensiamo di fare i furbi a modo nostro, le nostre scorciatoie? Ah, ma lo so io, vedrai poiché? Ecco, e teniamo presente che è precisamente quello il nostro problema. E quindi da come ragioniamo anche saremo giudicati. Cominciamo un pochino a fare attenzione ai nostri pensieri, soprattutto quelli che sono ispirati alle volte da una malizia e qualche volta anche estremamente evidente. Abbiamo finito anche oggi, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani. Intanto vi auguro una buona giornata.